in collaborazione con Top Bike & Components, vendita e assistenza cicli, componenti e abbigliamento. Fermo. La Gran Fondo, Michele Scarponi, strade imbrecciate di Filottrano, tutta nelle voci, nei visi e nelle testimonianze delle persone, con le immagini di Stefano Fazzini. Un agonista e due ospiti, Andrea Tonti e Umberto Martinelli. Ormai ci conosciamo troppi anni, Umberto, però ci troviamo insomma in un momento particolare. E al quale penso tutti teniamo in particolar modo per esserci, senza dire altro. È un evento che merita tanto e dovevamo esserci, quindi è importante dedicare parte del nostro tempo a situazioni come queste. Tra il sorriso e la tristezza, il sorriso che voleva Michele. Potremmo raccontare tanto, ognuno ha, penso, dentro di sé un ricordo particolare, sia nell'ambito agonistico, dove aveva sicuramente eccelso, che l'ambito privato, amichevole, dove abbiamo tanti ricordi personali che ci portiamo dentro e li coltiviamo con cura, sicuramente. Intanto ti sei rimesso il numero. Ma infatti stavamo appunto discutendo su questa situazione, che tra ospite e numero, perché il numero, dico, perché gara è gara, quindi quando c'è una gara è giusto mettersi il numero e fare poi quello che ti senti fare. Chiaramente siamo in ambito cicloturistico e divertimento, però avere un parametro per dire sono arrivato X, abbiamo sempre corso e quindi continuiamo con questa vena semi agonistica. Y per te. Anche Z, no, va bene, per me anche senza numero va bene, l'importante è passare una bella giornata. Siamo qui comunque nel ricordo, come dicevi prima, nel ricordo di un amico, e sicuramente dovremo affrontare la giornata col sorriso come era Michele. È bellissimo vedere qua 2000 persone più spettatori, quindi una bellissima giornata. Per lui, che sicuramente ci vedrà dall'alto, sarà contentissimo di vedere tutti questi ciclisti a Filottrano. Anche il tuo nuovo esercizio va in questa direzione della veicolazione del messaggio, della perpetuazione dei valori del miglior ciclismo. Ma sì, io forse prima quando correvo non mi accorgevo di tutto il movimento che c'è cicloamatoriale e cicloturistico. Adesso che comunque sono in attività anche con il negozio, insomma, con cicloturisti e cicloamatori, la passione per questo sport veramente cresce anno dopo anno, e è bellissimo comunque condividere anche con loro la nostra passione. Passione di civiltà potremmo etichettare. Ma sì, comunque alla fine i ciclisti, la competizione c'è sempre, però comunque prima e dopo si riuniscono, poi si allenano insieme tutta la settimana, quindi è un bellissimo sport e, come dicevo, anno dopo anno cresce sempre di più ciclisti in strada e speriamo che cresca sempre di più. Un ritorno anche per te qui a Filottrano, nel Nido dell'Aquila, con cui hai condiviso 2 anni della tua storia ciclistica. Sì, io in passato ho corso anche a Iesi con Bolletta da dilettante, quindi queste zone le conosco abbastanza bene. Oggi era un dovere, secondo me. Noi siamo di Napoli, ho portato una squadra amatoriale qua e con Michele ho condiviso 2 anni bellissimi, oltre poi a tutta la trafila ciclistica, da dilettanti al professionismo. Che dire, è tutto un onore, però la tristezza che purtroppo ieri mi ha preso nella visita a Michele è stata grande. Sono quegli episodi che ti restano, perché ti fanno capire che a volte anche il sottile filo che ci lega alla vita è da rispettare sempre. Penso che oggi onorare Michele sia stato il minimo che potevamo fare, ma oggi deve essere soprattutto una festa. Siamo qua tutti per lui, ci sono 2000 persone, però ecco, come io mi voglio legare anche al messaggio del fratello, della famiglia,
io ieri ho visto il filmato della De Stefano e c'era un bel messaggio della mamma che diceva sì, Michele ci ha lasciati ma ha lasciato un messaggio, no? Ecco, questo messaggio è grande, dobbiamo farne tesoro perché può essere analizzato da tanti punti di vista. Bisogna avere rispetto della vita, bisogna crescere, andare avanti con i valori giusti. Michele portava il sorriso, era uno che anche quando finiamo una tappa di 250 km trovava il lato positivo. Quindi niente, io ci tengo moltissimo oggi a stare qua, a ricordarlo e niente, spero di esserci anche nei prossimi anni perché Michele merita questo perché ha dato tanto non solo al ciclismo ma a tutto lo sport. Gilberto Simoni ritorna marchigiano. Beh, no dai, ritorno ciclista, ma quello insomma penso di non averlo mai abbandonato. È bello ritrovarsi dopo, insomma non... sarebbe bello che Michele fosse qui, ma credo che oggi c'è qui con noi. Giuseppe Martinelli, un gradito, anche se triste, ritorno. Quanti ricordi pullulano? Sì, no, veramente triste direi di sì, perché quello che ci ha lasciato, il vuoto che ci ha lasciato Michele è grandissimo, ma si vede da questa gente che c'è qua, dal paese alla Tirreno Adriatico, come era addobbato da tutto, dalla gente che veramente ha lasciato un vuoto incolmabile, però quello che c'è di bello è che veramente la gente si vede che lo amava. Diversi ciclofili hanno accomunato Michele a Marco quando è volato lassù, voi due? Sì, diciamo che assomiglia abbastanza per quello che ha lasciato e per quello che tutta la gente vorrebbe da questi due ragazzi. Io credo che in questo momento Michele sia ancora più triste perché è successo in un incidente fatale. Il giorno prima era a vincere sulle strade del Trentino e la settimana dopo eravamo tutti qua a piangere veramente questa scomparsa. Sì, vengo sempre volentieri perché mi piace queste zone, sono sempre venuto anche quando correvo e anche dopo, e perciò è un peccato davvero che si svenga per questa manifestazione. Da tecnico, come sarebbe stato Michele Scarpone una volta chiusa la parentesi agonistica? Ma un grande direttore sportivo, ma più che altro sarebbe stato fondamentale per unire i corridori a tutto il resto della squadra, perché già lo faceva in gruppo, lo faceva nel mio team. Io l'ho voluto veramente a tutti i costi quando abbiamo preso Nibali, per fargli un po' da gregario, ma un gregario particolare, un gregario come quello che poi è stato. C'è un campione che si mette a disposizione di un altro campione per far vincere di più. E per rispondere alla tua domanda direi un grandissimo direttore sportivo. E un grande educatore sicuramente. Sì, sicuramente quello che ho detto prima, quello che sarebbe stato un po' il collante tra i corridori e il team. E di questi ne sentiamo già la mancanza anche noi in squadra. I suoi corregionali marchigiani lo ricordano come marchigianissimo da una parte e come un marchigiano sui generis dall'altra, nel senso che colui che fonda la vita sulla serietà, sull'impegno etico, sulla costanza, sui rapporti umani, ma anche il creatore, l'estemporaneo, il personaggio che conosce l'importanza della informazione, la visibilità. Sì, io credo che vedendo come risponde il paese, come tutte le volte che fanno una manifestazione, come veramente ci sia la passione, io credo che qua veramente, come ho detto più volte, lo amavano veramente dal primo all'ultimo. E credo che questo è il ricordo bello che lascia Michele, quello della gente che lo amava. Lui non ha voluto mai andare, come spesso e volentieri vanno tanti atleti all'estero, ha voluto rimanere sempre nel suo paese, me lo diceva, sapessi com'è bello quando ritorno a casa, quando ritorno nelle mie zone, sulle mie salite, e adesso tocco con mano che veramente aveva ragione. Tutti questi bambini? Ma i bambini sono un po' la gioia del ciclismo, io credo che è un peccato che spesso e volentieri si parli un po' bene e spesso male del ciclismo, però io credo che quello che piace al bambino è quello di andare in bicicletta.
poi tutto il resto ci vorrebbe sicuramente più sicurezza, ci vorrebbe più percorsi adatti, però questo lascia il tempo che trova. Io spero sempre che qualcuno un giorno capisca che il ciclismo è anche passione e anche voler bene al fatto di non inquinare, di andare a fare una passeggiata in libertà e in sicurezza. Non per caso questo è il giorno che celebra la Terra, la giornata della Terra. Sì, io credo che questo è un pensiero che dovrebbe associare un po' tutti, però quando saliamo in macchina, anch'io spesso e volentieri guardiamo solo noi stessi e non guardiamo veramente cosa sta facendo il resto della comunità. Maurizio Giustozzi. Conto consuntivo, molto molto positivo. Io posso dire che è stata una lunghissima cavalcata, anche faticosa, con il Fans Club prima e poi con la SD Scarponi dopo. Abbiamo avuto un rapporto veramente eccezionale, loro hanno seguito tutti i nostri insegnamenti e oggi e ieri si è visto veramente un risultato straordinario. I ciclisti che sono venuti possono aver trovato un ambiente veramente bello, bellissimo, e oggi il percorso, grazie al tempo che ci ha dato una grossa mano, è stato veramente splendido, eccezionale, un po' duro, però chi è venuto su a San Vicino, chi è venuto a El Cito, chi ha fatto veramente, veramente da godersi lo spettacolo. L'arrivo altrettanto bello, il paese ha risposto veramente tanto, noi siamo contentissimi. Marche Marathon, veramente qui l'Italia in una regione. Eccola, l'Italia è una regione, oggi l'abbiamo dimostrato, dal mare ai monti veramente abbiamo dato una buona sensazione a chi viene fuori delle nostre Marche. Seguiteremo a darla con le nostre future gare del Marche Marathon, perché andremo dai Sibillini su nelle Urbinate, all'Ascolano, quindi chi viene a fare il Marche Marathon può veramente trovare tutto, 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 dal mare ai monti, alla collina, alla montagna e alle cronometro. Marche Marathon del campione di razza marchigiana Michele Scarponi. È suo, noi lo dedichiamo certamente a lui. Michele era l'amico di tutti, era un amico che non si può dimenticare, un amico che rimarrà sempre nel cuore. Io ieri ho partecipato al convegno che l'organizzazione hanno fatto, quando hanno mandato il filmato di Michele ho visto in sala la commozione generale di tutti, quindi significa che Michele è amato e sarà sempre amato. Per l'appunto le Marche in una regione, slogan che la regione Marche non poteva che cavalcare. Moreno Pieroni, che di turismo se ne intende, quale già sindaco della città mariana per eccellenza, Loreto. Sicuramente questo slogan che come Marche abbiamo voluto cogliere da altre associazioni che già l'hanno lanciato anche negli anni passati, è uno slogan che raccoglie il messaggio forte di una regione in Italia, e allora è indubbio che tutto quello che ritroviamo nelle Marche può essere utilizzato ai fini di una promozione spinta e forte fuori dai nostri territori e anche fuori dai confini dell'Italia. Questa giornata di oggi, naturalmente questa prima gran fondo dedicata a Michele Scarponi, è un ulteriore, come dire, e significativo messaggio che vuol coniugare l'aspetto sportivo, questo sì, ma anche l'aspetto sociale, perché più di 2.000 partecipanti significa che questa gran fondo ha dato i risultati che tutti noi ci aspettavamo, che noi amministratori regionali ci aspettavamo, cioè dire, e la città di Filotrano si aspettava, e cioè dire che quando si vuol cogliere, quando si vuol creare un appuntamento così sentito, così forte, così importante, con un'organizzazione così concreta, poi i risultati sono quelli che oggi sono all'attenzione di tutti noi. Quindi io non posso far altro che complimentarmi con gli organizzatori, complimentarmi con l'amministrazione e con il sindaco, ma complimentarmi anche con i partecipanti, perché con la loro presenza hanno arricchito il valore di questo evento dedicato a Michele Scarponi. Il quale Michele è stato battistrato anche nella direzione dell'immagine da proporre al mondo, considerando che le Marche soffrivano di quella ritrosia, di quella modestia eccessiva per cui non si conoscevano. È vero, Michele Scarponi, oltre che naturalmente un grande professionista, è una persona umanamente forte e chiara, è stato anche, come dire, un marchigiano che ha messo il volto per far crescere la nostra regione fuori dall'Italia e anche in tutto il mondo. Allora, ecco, Michele è una figura su cui credo noi tutti dobbiamo sempre, come dire, credere, una figura che va valorizzata sia per questo grande sportivo che era, ma anche per questa
questa persona che ha messo umanità e ha voluto e ha sempre creduto che la Regione Marche e soprattutto la sua città fossero al centro anche di appuntamenti internazionali. Sottinteso che in questa gran fondo promozionale siamo solamente al primo chilometro. Certo, beh, chiaro, questo è indubbio che, anzi, pochi minuti fa parlavo con il fratello, che è uno dei, come dire, promotori di questo appuntamento, e ho detto che ad ottobre ci dobbiamo incontrare perché oltre la giornata sportiva come oggi possiamo costruire una serie di eventi intorno a questa gran fondo che portano all'evento poi sportivo. Allora credo che sicuramente questo è il primo chilometro, ma da questo possiamo soltanto partire e far crescere questa giornata, questa gran fondo. E dal microfono di questa grandissima emittente direi pure che la riunione la chiediamo noi di Marche Marathon per fare un discorso tra di noi complessivo per ingigantire ancora di più la figura di Marche Marathon, che veramente fa conoscere l'Italia. Adesso noi andremo nei territori del terremoto, certo, dove faremo tanta fatica a organizzare, e quindi chiediamo anche l'aiuto delle istituzioni per questo motivo. Una fuga, definiamola anomala, un po' di altri tempi si dice in gergo. Anomala anche perché tu sei anche ruota veloce, quindi partire quasi subito, significato particolare chiaramente. Sì, ci tenevo molto, questa è una giornata importante per me. Ricordo le parole di Michele, il mio primo anno da professionista, mi disse: Davide, nella vita sii sempre sincero e onesto con tutti, non lo dimenticherò mai. Sono parole che porto ancora dentro di me. Ripeto, questa è una giornata particolare, ho voluto proprio cercare la vettoria di prepotenza. Dopo le strade bianche ho provato ad accelerare, siamo rimasti in due, io e il mio compagno di squadra, Manuel Fedele, e abbiamo tirato dritto fino all'arrivo. Su strade a te ben note, vedi in particolare Montefano, vincitore con la maglia di Montorano, ci vediamo a cascinare nel... Sì, nel 2008 mi sembra, con Mauro Sandroni. Grandissima persona anche lui, approfitto per salutarlo, l'internazionale Montefano, la ricordo benissimo. Lo scomparso Cesare Lattanzi, altro amico da ricordare, grandi lezioni di vita. Sì, una persona, non trovo il termine giusto per definirla, un cuore immenso. Cesare Lattanzi è rimasto nei miei pensieri in un modo incisivo. Non per nulla la sua formazione prima della triade si chiamava Amici del ciclismo, con tutto ciò che l'espressione significa. Grande civiltà delle due ruote. Sì, posso racchiudere tutto questo con il termine passione e amore per questa attività. Il velocista che va all'attacco subito. Sì, dai, ci tenevamo a far bene, soprattutto perché era una gran fondo molto importante, dedicata in memoria di un nostro amico scomparso, perché Michele era un nostro amico, era un amico di tutti, quindi un motivo in più per fare bene. Poi comunque siamo pur sempre amatori, la corsa era bellissima e fortunatamente sono riuscito ad andare via quasi subito col mio compagno Davide, che fino ad oggi non aveva mai vinto, quindi sono stato molto contento di dargli una mano come lui ha dato a me, quindi è stata una bellissima cavalcata, ecco, in onore anche l'ultimo chilometro, tutta la gente che c'era, tutte le foto di Michele, veramente rade a brividi, quindi sono molto molto contento. Un occhio al panorama splendido oggi più che mai. Sì, assolutamente, poi diciamo che da queste parti siamo un po' di casa, perché comunque è un percorso che ricalca un po' in parte la Gran Fondo del Conor, in parte la Straducale, quindi bene o male le salite conosciamo quasi tutte. Diciamo che siamo andati sempre a tutta, quindi abbiamo fatto una cronocoppie, diciamo che il panorama ce lo siamo goduti poco, però il finale, ecco, è stato molto molto bello. Vincenzo Pisani, l'oro più bello. Sì, una bellissima vittoria in una giornata bellissima nel ricordo di Michele. Ci tenevo tantissimo, ieri l'avevo detto a parecchi dei miei amici che ogni chilometro che avrei pedalato su queste strade avrei pensato a Michele e avrei voluto potergli dedicare una bella vittoria, un bel gesto. Ero timoroso, però ho pensato a lui, mi ha aiutato anche negli ultimi chilometri pensargli e gli sono riuscito a dedicare questa corsa che può valere pochissimo, però significa che ognuno di noi in fondo al cuore ha ancora il suo ricordo. Terreno duro adatto a te? Una corsa che effettivamente è venuta molto dura, c'era pochissima pianura, in continua salita, una salita molto lunga da 11 km, ho profuso un bello sforzo, insomma, per arrivare nel finale. Bella gara, complimenti.
Percorso da Aquila. Sì, 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 effettivamente è un percorso dall'Aquila di Filottrano, da lui, insomma. Io immagino che lui su queste strade si sarà allenato migliaia di volte, quei giri li avrà fatti a Iosa, quindi mi fa molto piacere aver vinto questa corsa. È la prima in sella dopo un po'. È la prima in sella dopo 3 anni, ma lo dovevo a Michele perché Michele era un mio amico. Quindi sono partita consapevole di non essere pronta a partecipare, ma con la voglia di onorarlo. Tuo marito l'anno scorso ha salutato la nascita di tuo figlio, come? All'arrivo vincente? Sì. Io oggi non ho vinto, quindi non l'ho potuto fare, però spero che Diego sia fiero di me lo stesso, perché ho fatto questi 90 km con 1800 metri di slivello. È durissima, è stupenda però. Rifacciamo il segno, anche se ormai il ciuccio non l'ho più. Ma non ho vinto. Busba, Giampaolo Busbani, stavolta non ha vinto, lo avrebbe tanto voluto. Un anno fa, giusto, tu aspettavi Michele? Sì, un anno fa doveva fare una sgambata dopo il Giro del Trentino, quindi ci dovevamo incontrare, invece purtroppo non ci siamo incontrati. Oggi il percorso non è adatto a me, è troppo duro. Io ho percorsi così, con tanto dislivello, faccio fatica. L'ho pagato, lo sapevamo, abbiamo fatto la corsa per Fabio Cini, ma adesso ho saputo che ha fatto secondo, quindi peccato, dai, data così, amen. Senta, mi chiamo Maiorino Vincenzo, la ciclistica Viaccia. Oggi ho pianto come quando pianto nella Gran Fondo di Casartelli e quello di il nostro CT Ballerini. Ho portato sempre l'onore a questi grandi personaggi e campioni che non potevano fare di più che hanno fatto. Il grande Michele non potuto venire a partecipare come campione, l'ho conosciuto da tanto e l'ho visto anche da vicino. E oggi il mio cuore non ha potuto di non venirci. Sono venuto, ho 77 anni e credo che ho onorato anche lui, il grande Michele. Basta, se non mi vengo a piangere. La sudata della Gran Fondo, Michele Scarponi, richiama un'altra sudata sempre all'insegna dei grandi valori del ciclismo, Gaetano Gazzoli. Ma dai, ho lavorato anche io a fianco dei protagonisti di questa grande Gran Fondo, diciamo veramente una grande Gran Fondo organizzata in maniera di nuovi. Abbiamo visto tanta protezione civile sulle strade, tanta sicurezza e tanti atleti, cicloamatori a venire a pedalare in questo Gran Fondo. Io ho fatto la lunga, c'è stata una grande bagarre, 10 corridori in fuga, 10 nomi, grandissimi protagonisti, poi in finale c'è scatenata la bagarre, 2 corridori come Cini e Pesani dietro non ha potuto fare altro che inseguire a secondi, poi a minuti, e poi il finale abbiamo visto, l'ho vissuto proprio da vicino, lo scatto di Pesani, gli ultimi 500 metri che ha fatto alzare le mani al cielo a Cini, che non ce l'ha fatta a tenerlo. Grande Scotti, che nelle retrovie è riuscito a salire sul podio, al terzo posto. Che te devo dire, Michele, dell'assù ci stai vedendo sicuramente. Oggi abbiamo onorato la tua Filottrano, l'hanno onorata loro, l'abbiamo onorata tutti, noi con la voce, loro col pedale. Questo è il ciclismo, ragazzi, questo è il ciclismo, questo è lo sport che noi amiamo, e la domenica siamo sempre con loro. Grande gli amatori che fa grande questo sport. Questo è il quadro generale in chiave squisitamente tecnica della prima Gran Fondo Michele Scarponi Strade Imbrecciate. 2 migliaia circa di partecipanti, ori granfondistici laziali, primati mediofondistici abruzzesi, team leader Giulio Dori Renzo Bike Club Caffè a Pignano, organizzazione impeccabile grifata al fan club Michele Scarponi e dal gruppo ciclistico Michele Scarponi Filottrano, in collaborazione con lo stesso sodalizio Giulio Dori e con il Waypoint Mountain Bike di Filottrano. Ospiti illustri Stefano Zanini, Alessandro Spezialetti, Massimo Iannetti. Municipalità filottranese rappresentata dal sindaco Lauretta Giulioni e da Giovanni Morresi, assessore allo sport e turismo grandi eventi.
Classifiche, percorso lungo 135 km assoluta, primo Vincenzo Pisani, Team Falasca Zama, secondo Fabio Cini, Cicli Copparo Ancona, terzo Federico Scotti, Cannondale Gobbi FSA, quarto Mattia Fraternali, Miche MGK Vis Legend LGL, quinto Leonardo Presta, UCI Petrignano, sesto Emanuele Poeta, settimo Cristian Barchi, ottavo Sirio Sistarelli, nono Angelo Casagrande, decimo Giampaolo Busbani. Femminile, prima Loretta Giudici, Rocca Secca Bike, seconda Barbara Lancioni, MGK Vis Somec LGL, terza Deborah Morri, Team del Capitano. Percorso corto, chilometri 90, assoluta, primo Davide D'Angelo, Team Go Fast, secondo Manuel Fedele, stessa squadra, terzo Federico Colone, Rocca Secca Bike, quarto Elenio Mastrovincenzo, Fight Club, quinto Diego Marincioni, Passatempo Cycling Team, sesto Fabio Virgili, settimo Aurelio Di Pietro, ottavo Luca Anelli, nono Mauro Cappelletti, decimo Daniele Morbidoni. Al femminile, prima Azzurra Dintino, Team Go Fast, seconda Lorena Zangheri, Melania UMM Montegiorgio, terza Caterina Morgante, Giulio Dori Renzo Bike Club Caffè. Società, prima Giulio Dori Renzo Bike Club Caffè a Pignano, seconda IT Action Team, terza Team del Capitano.